Giulia Farnese, detta la Bella, di lei hanno parlato molto Stendhal e anche Gabriele D'Annunzio, studiosi di professione e ricercatori appassionati, ma di lei hanno soprattutto parlato coloro, uomini e donne che hanno avuto modo di incontrarla nelle corti italiane della sua epoca. E in occasione proprio qui del suo matrimonio con Orsino Orsini, avvenuto il 20 maggio 1489, il notaio Camillo Benimbene definì Giulia come magnifica, onesta puella Julian. Giulia era una magnifica e onesta fanciulla. Difatti tutti gli invitati notarono quel giorno, qua dove oggi siamo noi, la sua bellezza e disinvoltura, esaltata magistralmente dall'elegantissimo abito e dalle corone di pietre tra i capelli. Le venne conferito proprio qui quel giorno l'appellativo di La Bella. Qual è allora il volto di Giulia? E a tal proposito Gabriele D'Annunzio ci dice che lui di bellezze femminili fu gran scultore, si adoperò ad immortalare la fascinosa bellezza di Giulia Farnese. Una prima volta il Vate citò la bella dama in un canto rievocativo della festa nuziale di Lucrezia Borgia e Giovanni Sforza. Allor Giulia Farnese un suo lascivo balen dagli occhi fuora, mettendo a riso il corpo agile e vivo, fremea come sonora cetra. Il sen nudo porse, e in tra le poppe bianche, rotonde e dure, un fante a lei dalle papali coppe versò le confetture. Allora Giulia Farnese, con il sensuale luccichio dei suoi occhi, muoveva il corpo agile e vivo, sorridendo, come una cetra sonora, e porse il suo seno rotondo, e tra le poppe bianche, rotonde e dure, un fante le versò le confetture dalle papali coppe. Questo è come ce lo racconta Gabriele D'Annunzio, che poi ce la racconta di nuovo in Elegie Romane. E in questa volta, in questa occasione, D'Annunzio si trova proprio di fronte in San Pietro a quello che è il mausoleo marmoreo dedicato a Paolo III e alla famiglia Farnese. E a questo punto lui chiude gli occhi e con fantasia la spogliò di quel rivestimento freddo del marmo. Ma di repente il sole fierissimo violatore, fendendo l'ombra dal culmine, investe la fredda tomba ove Paolo III calvo e barbato siede. Sotto il suo bacio, come un tempo nel letto del Borgia, rosea nel marmo vive Giulia Farnese ignuda. Ma all'improvviso il sole fierissimo violatore copre l'ombra dal culmine e riscalda la fredda tomba dove Paolo III calvo e barbato siede. Sotto il suo bacio, come un tempo nel letto del cardinal Rodrigo Borgia, vive nel marmo la rosea Giulia Farnese, nuda. E questo è quello che ci racconta D'Annunzio in base al volto e alle fattezze di Giulia Farnese. Giulia la Bella, che servì a modello al quadro della trasfigurazione la mano del divino Raffaello, te fece quel profilo a perfezione. Guarda come una statua nuda, come una statua di marmo, con l'antre belle svertate sfogliavi, su a Tivoli, de sopra a piedistallo, tra mezzo alle fontane spopolari. Poi sposa de quel Paolo d'Orsini, te ritirassi dentro al castello de Bassanello, ma il Papa te rifece tornare a Roma con la promessa di donare il cappello. A quel fratello arfine porporato, che per dall'ustro al nome di Farnese se fece sverta offritte come premio strappandote alla pace del paese. Tu ritornassi a fa la santarella nel Vaticano accanto agli prelati, d'un papa diventassi la sorella seguitando a passà giorni beati. Ma il tempo che ogni cosa poi cancella, benigno fu con te perché in San Pietro l'effigie tua nel marmo vive ancora, su un piedistallo dentro una cappella.